Rieccoci, allora, ultima parte della nostra diretta con i mercati che sostanzialmente non mandano sostanziali segnali di vita, se non il fatto che effettivamente Milano sta ulteriormente appesantendo la seduta, niente di trascendentale, siamo a meno 0,16%, 27.779, insomma, a ridosso sempre di area 27.800, Francoforte è ferma e quasi fermi anche gli altri indici, sia Parigi che Madrid, che torna a litigare con gli odiatissimi e temutissimi 9.000 punti. Londra perde lo 0,16, invariato lo SMI di Zurigo che aveva chiuso ieri a 12.600 e a 12.600 si trova attualmente in questo preciso istante. Già detto delle materie prime, con il petrolio insomma in difficoltà, quantomeno il prezzo che è sotto i 78 dollari al barile, chiedo scusa, l'oro è in area 1860 e poi insomma via via tutte le altre materie prime dove abbiamo già visto insomma nel corso della diretta, che sostanzialmente non ha cambiato tonalità. Andiamo a salutare Eugenio Sartorelli in collegamento con noi, investimentivincenti.it, che anche oggi non si è perso neanche uno degli interventi delle banche, dei banchieri centrali, tra Philip Lane, Panetta, Fernandez Bollo, anche un membro della BUBA, della Bundesbank, e poi c'è anche Bostic assieme a Evans e Daly. Insomma, una buffata tanto per cambiare, caro Eugenio. Sì, Bostic, che quando lo leggo mi ricorda sempre un ex giocatore molto forte della Lazio, della Juve. Ah beh sì, che è Alan Bosic. Esattamente, mi ricorda proprio uguale, lo stesso suono. Al di là di Pensa che questi c'è un giochi. giocatore di pallacanestro che ha gravitato in Italia negli ultimi anni, che si chiama proprio così, Bostic, di Ah, nome e Bostic. di fatto. Ma perché ho tirato fuori questa assonanza? Perché mi sembrano dei giocolieri, dei giocatori. Continuano a parlare. Ma veramente, vi ricordate qualche periodo della storia, tranne ovviamente la fase della pandemia, che giustamente quindi da marzo, aprile, maggio, giugno dell'anno scorso ci stava, ma adesso è clamoroso, continuano a fare discorsi in pubblico. E io ripeto, mi piacerebbe assistere, tu sei giornalista, quindi o tu un tuo collega sicuramente potrà assistere a queste audizioni pubbliche, e mi piacerebbe sapere che cosa continuano, cosa raccontano. Perché, sai, si ruotano a vicenda, ma non è che possono raccontare, cioè rappresentano una banca centrale, che cosa hanno da raccontare di così importante? La mia ipotesi, ma ripeto, è un'ipotesi basata solo su delle idee, non ho ascoltato nessun discorso, magari potrei prendermi il tempo andare a leggerne qualcuno, è che devono fare i pompieri, non per i mercati finanziari, che ne hanno bisogno perché ovviamente sono infiammati i mercati finanziari, però adesso il problema è secondario, ma per l'economia. Perché l'economia inizia a rallentamento, e vi faccio vedere un leading indicator, metto in condivisione lo schermo, il leading indicator, che è un indicatore che tiene conto di vari fattori, tra cui l'indice dei consumatori, del sentiment dei consumatori, e quello dei manager degli acquisti e così via. Guardate cosa sta succedendo. Questo è l'ultimo dato, credo che sia di settembre. Vedete che ho messo quello dell'Europa e quello degli Stati Uniti. Vedete che si sta inclinando verso il basso, prima di quello europeo. Questo non vuol dire recessione, assolutamente, no? Sì. Però probabilmente è un anticipatore, ricordo questo, è un leading, quindi un anticipatore del ciclo economico. Cioè, quindi vuol dire che se sta scendendo è probabile che nei prossimi mesi ci sarà un calo dei livelli PIL, di produzione industriale e così via, ed è in calo maggiore per gli Stati Uniti. Tra l'altro, la cosa un po' mi stupisce perché è vero che l'inflazione è più alta negli Stati Uniti, ma i prezzi alla produzione, che sono l'anticamera dell'inflazione, l'abbiamo parlato un sacco di volte, sono più alti in Europa. E quindi questo un po', cioè, mi rendo conto che Madame Lagarde e i suoi colleghi si stanno arrampicando su uno specchio che è tutto insaponato. E quando dicono che in qualche modo comunque l'inflazione scenderà, che è un po' sopra le attese, ma sembra tutto sotto controllo, stanno proprio cercando di arrampicarsi su uno specchio pieno di sapone. E credo che potrebbero esserci delle sorprese nelle prossime riunioni.
Sorprese, sorprese. Beh, insomma, ovviamente tornando ai banchieri centrali, come detto Philip Lane, Panetta, Bostic, Evans, Daly, ha parlato anche Schnabel, ma questo diciamo, ieri sera, insomma, a cavallo tra ieri e oggi, la BCE dovrà tenersi pronta a intervenire qualora il surriscaldamento dei prezzi si mostri più duraturo del previsto. Direi che non c'è niente di nuovo da questo punto di vista. Se da un lato, come ribadito anche nei giorni scorsi dalla Presidente Lagarde, un prematuro inasprimento monetario potrebbe ledere la ripresa, è necessario dall'altro, ha sottolineato Schnabel, tenere d'occhio i rischi di alta inflazione al momento che i mercati anticipano per prepararsi a un'eventuale risposta. Anche in questo caso direi che ci sono poche novità, insomma, su questa uscita di questo altro, insomma, esponente delle banche centrali internazionali. Non so se invece, dal tuo punto di vista, è una sorpresa il nuovo dato dell'Unione Europea delle immatricolazioni delle auto, e quindi avveniamo un po' a uno degli argomenti di oggi, meno 30,3%. Il dato del mese di ottobre su base annuale, lo possiamo anche vedere in grafico. E si arrivava da un meno 23,1% di settembre. La previsione è anche peggiore delle aspettative. Esatto. Scusate, il dato è peggiore delle aspettative, che si era attestato a meno 28%. Questo l'andamento anche dal punto di vista grafico delle immatricolazioni dell'Unione Europea. Non proprio bene, bene, bene. No, ve lo faccio vedere anche su più lungo periodo, che il problema qui, perché è più corretto, questa non è la vendita di auto nuove, sono le Immatricolazioni, immatricolazioni, certo. che potrebbero essere anche, ci sono anche, per esempio, auto, come si dice, quelle a chilometri zero che poi vengono tengono i concessionari e poi vengono immatricolate. Poi non Sì. so se quelle a chilometri zero sono già immatricolate o meno. Comunque sta di fatto che tiene conto di tutto il mercato, no? O anche delle auto che vengono importate e poi quindi è più completo come dato. E qui il problema, metto un dato a 10 anni, guardate un po' voi, metto un dato a 25 anni, sempre dello stesso sito, e siamo sui livelli più bassi. Più bassi, avevamo dei livelli simili nei punti, e qui c'è di mezzo anche la stagionalità, però nelle fasi più basse della seconda ondata della crisi economica, perché se vi ricordate c'è stato un double dip per l'economia europea, c'era prima quella del 2008-2009, ma poi ce n'è stata un'altra tra il 2011-2013, questa zona qui. Al di là di questa stagionalità, siamo su livelli di quel tipo lì. E la cosa clamorosa, ritengo clamorosa, io ripeto, non sono un analista tecnico, è che il grafico di Stellantis, eccolo qua, sale. Eh beh, non solo Stellantis, anche Daimler ho visto, insomma, in apertura che, anzi, Se mi credo abbia dai un aggiornato i propri secondo, massimi. fate rispondere, perdonami, devo rispondere, arrivo subito. Diamo una telefonata improvvisa che ci priva Eugenio per qualche istante, ma vabbè, insomma, gli concediamo qualche secondo. Stiamo raccontando delle immatricolazioni auto nell'Unione Europea. Questo è il dato e questo è il range degli ultimi 25 anni. Questo è con le colonnine. Con la linea, esatto, ci permette di osservare quello che diceva Eugenio, cioè al di là del picco del ribassista causa Covid, siamo tornati ai minimi, siamo molto più giù rispetto ai minimi del 2013, del 2012, insomma, periodo in cui c'era stata appunto un'altra crisi importante. E ciononostante, era il discorso di Eugenio prima che ci salutasse Quanti giorni ci provvisoriamente, sono? eccolo qua. Un Dicevamo blocco che, di tempo. insomma, Stellantis guadagna, e non solo Stellantis, aggiungevo io, Eugenio, anche Daimler, per intenderci, oggi ha segnato nuovi massimi. Sì, no, è clamorosa questa cosa. Io lo dico un sacco di volte, io non compro un prezzo, io non compro un grafico. Io ovviamente, poi chi guarda solo i trend, guarda solo l'analisi tecnica e guadagna ha perfettamente ragione. Io compro un valore. Quindi anche quando vado a prendere delle criptovalute, non compro la criptovaluta perché penso a farà il 200-300%, perché ha una bella spinta, ha un ottimo trend alzista, c'è un testa e spalle e così via. Ma la compro perché oltre ad avere, quindi anche un titolo, oltre ad avere una buona struttura grafica, c'è sotto del valore. Io faccio così, poi è la mia modalità, cioè io non sono un analista tecnico, sono un analista più intermarket, quindi tengo conto anche di fare dei vari fattori, tra cui l'analisi fondamentale. Sì. Io veramente rimango basito da questa struttura. Poi
Poi è una mia ignoranza, eh? Sono io che non capisco, però io voglio fare solo questa riflessione. Se c'è qualcosa che i bilanci delle case automobilistiche quest'anno non saranno buoni per questo motivo, perché hanno un calo di consegne dovuta alla questione, magari la domanda sarebbe anche un po' più elevata, e però non riescono a consegnare auto e quindi non possono far fattura. E questo dato viene completamente ignorato, cioè il fatto che i bilanci di quest'anno saranno sotto le attese viene ignorato. Si punta tutto al fatto, ma quello dell'anno prossimo, vedrai che roba, 2022, e il 2023-2024, vedrai che roba, saranno tutti lì a comprare auto dalla mattina alla sera. Ecco, cioè quando tu vedi solo il futuro e il presente vale zero, per me ha un solo nome questo, euforia. Io non la chiamo in altro modo. Esiste solo il futuro, il presente, cioè c'ho un macigno che ce l'ho sulla testa, che mi sta pigiando, ho un temporale improvviso, ma poi verrà il bel tempo. Sì, ma adesso un attimo. Follia o euforia, hai detto? Scusa, no, euforia. Euforia, ma, ok. Follia è quella, come si chiama, quella casa automobilistica americana che vale 100 e passa miliardi, che vale più del, sarebbe la terza casa automobilistica, quella... Credo tu faccia riferimento a Tesla, ovviamente. No, Tesla no, quell'altra, quella che hanno quotato la settimana scorsa. Oddio, ok, ho capito, anche a me non mi viene in mente, ma adesso la recuperiamo. Quella sì, che quella è follia, perché è una che ha consegnato 130 auto, quella è veramente follia. Di Tesla non mi pronuncio perché ne ho già parlato abbastanza, di Volkswagen e compagnia Bell, anzi Volkswagen è messo un po' meno bene, Daimler, Stellantis, BMW e Ford, mi sembra che siano miope io, diciamo che sono io che non vedo bene, perché il grafico mi dice tutt'altro, mi dice che va tutto bene, però non è vero che va tutto bene, non è vero, quindi io preferisco rivolgermi ad altri titoli. Perché se uno vede Stellantis, il grafico che ho davanti, cioè l'impostazione dal 6 ottobre, come il resto di tutti i mercati, è nuovamente rialzista, e non c'è niente, guardando il grafico, che vi faccia, non mi possa fare ipotizzare che si possa andare a fare doppio massimo o addirittura anche andare a fare nuovi massimi, perché il trend è quello, la spinta c'è, anche ha degli indicatori ciclici anche qua sotto che sono in spinta. Però il valore è sotto, io faccio fatica. Cioè, cos'è che ve lo dico in un altro modo? Se succederanno delle sorprese sulle banche centrali, i primi titoli che correggeranno avranno due caratteristiche. Prima, sono molto sopravvalutati rispetto ad altri. Secondo, non danno dei buoni dividendi. Forse Stellantis lo darà, quindi che sia sopravvalutato mi sento di poterlo dire, magari invece darà buoni dividendi e quindi si barcamenerà. Però ecco, saranno queste le due caratteristiche. Se non dà buoni dividendi, considerando che abbiamo dei rendimenti reali, dei bond, anche quelli americani, che sono i rendimenti reali, quindi tolto dell'inflazione, sono negativi, quindi si andrà alla caccia del rendimento, cioè al fatto che ci saranno dei buoni dividendi, visto che sono aumentati a ultimi in alcuni comparti, e poi si andrà a cercare titoli che non, diciamo, non sottovalutati, ma meno sopravvalutati rispetto ad altri. Ecco. E credo che nel comparto automobilistico ce ne siano veramente pochi, ci saranno altri comparti in cui bisognerà cercare più del valore, per le motivazioni che vi ho appena detto, cioè è clamorosa sta cosa, è clamorosa. Tra l'altro, altra cosa, sempre guardando, e poi magari cambiamo pure il discorso perché non voglio essere monotono, se guardiamo le immatricolazioni, cioè abbiamo sicuramente ampi margini di miglioramento se si tornasse al 2019, cioè abbiamo margini di miglioramento del 50%, 60%, cioè abbiamo degli ampi margini di miglioramento, no? Se voi immaginate un'ipotetica media sui dati pre-2019 precedenti, ma bisogna vedere sempre la questione dei microchips, bisogna vedere l'inflazione, perché l'inflazione fa aumentare i prezzi, e bisogna vedere che l'economia continua a crescere. E quindi non è detto che il futuro sarà così roseo come viene visto. Io penso che sarà roseo, quindi il mercato crescerà, migliorerà, ma mi sembra che molti analisti lo ipotizzano molto meglio, cioè eccessivamente elevato il miglioramento, la ripresa del mercato del settore auto, considerando che poi c'è una Tesla che capitalizza come tutte le compagnie, le prime 13 compagnie automobilistiche, che inizierà a vendere molte auto elettriche, no? Sicuramente la Tesla è la migliore, e visto che ci saranno incentivi a destra manca, sicuramente Tesla sarà quella che ne venderà di più, ma a discapito di altre, cioè vuol dire che
Stellantis, Renault e compagnia bella venderanno meno auto elettriche o ibride. La compagnia di cui parlavi poco fa è Rivian. Rivian, bravo. l'ho cancellata dalla mia testa, perché quando vedo quelle cose lì mi viene un po' non nervoso, però insomma sono abbastanza basito e allora poi le dimentico facilmente. Non è la tua tazza di tè, diciamo così. Ecco, una camomilla. Ecco. Comunque complimenti a chi l'ha acquistata su livelli bassi della prima giornata e poi ce l'ha ancora in carico. Adesso non so se ieri ha fatto altro 20-30%, non ho idea, però insomma rimane ancora mediamente alto. Beh, ieri è stata una giornata un po' più pesantuccia, ha perso il 15,8%. Ah, è comunque a 146,07, debutto col botto settimana scorsa, più ampio collocamento in borsa dal 2014 a Wall Street, che l'ha trasformata subito in una delle rivali più insomma autorevoli, quantomeno sulla carta, delle altre case automobilistiche tradizionali. Senti, volevo anche darti questa notizia, non so se la conosci, ma da 2022, e questo ci permette di andare ad analizzare, a vedere un po' che cosa combina il Bitcoin, uno dei templi dello sport americano, lo Staples Center di Los Angeles, lo Staples Center di Magic Johnson, di Kobe Bryant, di Kareem Abdul-Jabbar, di Shaquille O'Neal, insomma, e adesso di LeBron James, cambia nome. Sai come si chiamerà? Si chiamerà Crypto.com Arena. Madonna, ma chi è che ha avuto questa idea? Beh, insomma, l'idea è evidentemente dettata dal business, nel senso che... Sì, ma andiamo a vedere, perché evidentemente sotto ci sono tipo... Per esempio, mi vengono in mente i fratelli Winklevoss, si chiamano, che so, Winklevoss o Love, non mi ricordo esattamente, che sono tra i principali detentori di criptovalute... Perché hanno preso molti e minato molti bitcoin in momenti. Cioè, mi viene in mente loro, perché mi pare che loro hanno anche una squadra di basket o di football. Mi vengono in mente loro, ecco, qualcuno comunque che è nel business pesantemente delle cripto. Bello, bene. Tutto positivo. Ovviamente, insomma, i tifosi già si lamentano e perché chiedono evidentemente che venga in qualche modo intestato a Kobe Bryant, insomma, che è scomparso qualche anno fa in un incidente aereo, lo ricordiamo. Però, insomma, questo è uno delle, insomma, è un accordo di naming rights più remunerativo nella storia dello sport americano. Si parla di 700 milioni di dollari in 20 anni. Poi, insomma, magari la prossima volta faremo anche un approfondimento spiegando appunto chi c'è dietro, che cosa comporta questo cambiamento, eccetera, eccetera. Però è un modo per anche passare un po' a vedere un po' cosa combina il Bitcoin, che ultimamente soffre i 60.000 dollari di valutazione, un po' deboluccio, diciamo così, ma per modo di dire, perché poi insomma i 70 abbiamo già visto che è in grado anche di recuperarlo in tre sedute quando vuole. Sì, vi faccio, vedendo il mio grafico, sostanzialmente, intanto guardate che le bande di Bollinger, che io le uso a 30 giorni, perché sì, le bande di Bollinger normalmente sono a 20-21 giorni, che sarebbe un mese di borsa normale, ma questo è aperto 30 giorni in un mese, quindi le bande per confronto vanno messe a 30 giorni, tenendo poi di conto di quelle differenze. Vedete che le bande sono strette, prima cosa, quindi la volatilità storica è in contrazione. Aggiungo, visto che io opero con le opzioni non regolamentate su questo mercato, aggiungo che anche la volatilità implicita è in contrazione. Quindi è da capire se tutta questa fase possiamo prenderla addirittura da qui, dal circa il 18, metà ottobre, quasi 17 ottobre, di fatto è una fase di congestione questa qua, no? Adesso tolgo questa è una fase di congestione, dove congestione lo sai sempre dopo. Ricordiamoci che le fasi di lateralità o congestione sono un metodo descrittivo del mercato che capisci sempre dopo che sta avvenendo. Ora, quindi tra 58.000 e 68.000, che non è poco, sono 10.000, e siamo ancora lì. Secondo me il punto critico non è tanto questa fase qua, uscire da sotto 57.000, ma è questo qua, 54.000. Se si va sotto 54.000, allora probabilmente forse è finita la fase rialzista per un po', poi per un po', posso dire per un po' di settimane almeno. Se invece si rimane così, potrebbe essere, perché anche qui, dopo la classica analisi tecnica,
non sai mai se una fase laterale è una accumulazione, in questo caso una riaccumulazione, o una, perché siamo sui livelli massimi, o una distribuzione. La distribuzione porta poi a una correzione, cioè sui livelli massimi distribuisce e corregge, invece una riaccumulazione sta lì, ci ragiona un po', accumula e poi spara di nuovo verso l'alto. Non saprei dire quale delle due, però giusto come idea, per confronto anche con le stagionalità dei precedenti halving, che sono stati tre, direi che fino almeno a metà dicembre o poco, diciamo, fino a Natale, al di là del rally natalizio, mi sento di poter dire che lo ritengo più probabile un'uscita verso l'alto. Sottolineo, probabile, non ho certezze da vendere. Cioè il fatto che il mercato poi possa puntare a 70.000 e anche oltre. Adesso è ancora però in fase di ragionamento, di riflessione, appunto, con gestione, ripeto, sotto 54.000, dove sotto 54.000 non è che ci sta sotto un secondo, ci deve stare sotto per un po' di tempo, cioè qualche ora, uno o due giorni, e mi conferma la rottura, allora tutto quello che dico, ho detto, cancellatelo, perché potrebbe veramente correggere di più. Tra l'altro sotto come idea, per questa mini correzione, è legata al fatto che, non so se è la seconda o terza volta, nell'ultimo settimana, che viene rimbalzato un ETF, o meglio ETN, che ha come sottostante il Bitcoin fisico. Ne hanno approvati tre, la SEC, con sottostante il future. E quella ha detto, ok, va bene, puoi quotarli. Quello fisico ancora non ci sente. E forse invece si aspettava il mercato che ci fosse un po' più di ignoranza da parte della SEC. È un'interpretazione, ovviamente, questa, però ecco, potrebbe essere quello che è un po' rallentato. Altra cosa è il metaverse. Il metaverse, sì. Vi faccio vedere che cosa stanno facendo alcune token del metaverse. Guardate, lasciate perdere di beccarvi, ce ne sono decine e decine. Questa Epic, che non conoscevo neanche della sua esistenza, cioè ne conosco solo alcune, ma non questa, perché è una capitalizzazione ancora piuttosto bassa, sta facendo il 68% in un giorno, 68% di contraltare, però ce ne sono alcune come questa Insure DeFi che fanno i 90%. Però c'è il metaverse che sembra poter essere, non dico una concorrenza, però un antagonista di un'altra tipologia di blockchain. C'è una blockchain che sta all'interno del metaverse e una blockchain che sta fuori. È anche questa un'interpretazione, devo approfondire di più quello che sto dicendo, però potrebbe essere anche questo che sta un po' rallentando il Bitcoin e anche Ethereum, perché non è che Ethereum non sta rallentando, cioè anche Ethereum, vedete, guarda che correzione sta facendo. Qui il punto critico, ve lo do, non è 4.000 che è il primo punto critico, ma per me è 3.008. Sotto 3.008 è un punto critico. Siamo ben distanti, quindi. Siamo a 4.002, quindi per il momento Ethereum anche lui rimane ancora in forte trend rialzista. Allora, prima di salutarci, il motivo per cui, qui faccio un passaggio dal Bitcoin alle valute, il motivo per cui oggi il dollaro neozelandese è il più forte di tutti è anche dovuto al dato che arriva sulle aspettative sull'inflazione in Nuova Zelanda su base trimestrale, 3% dal 2-3% precedente, ed è l'aspettativa sull'inflazione, argomento molto caro a Eugenio, la più alta, diciamo così, dal fine 2011, e questo spiega il motivo per cui, uno dei motivi per cui guadagna lo 0,7 sullo yen, lo 0,7 sul dollaro americano, lo 0,7 anche sulla sterlina. Mentre, tornando all'argomento dell'acquisto, insomma, di crypto.com o crypto.com per dirla in maniera più anglofona, nei confronti dello Staples Center, tempio dello sport americano, insomma, dove c'è il basket, c'è l'hockey su ghiaccio, c'è il baseball, oltre che ovviamente grandi concerti musicali, cito Bruce Springsteen e Taylor Swift, l'accordo dello Staples Center era per gli uffici Staples Incorporated, che aveva pagato 100 milioni di dollari per i diritti sul nome per un periodo di 10 anni. Nel 2009 era stato esteso a tempo indeterminato prima di fare letteralmente i conti con crypto.com. Peraltro Chris Marsalek, che è l'amministratore delegato di crypto.com, dice: in un paio d'anni la gente guarda
guarderà indietro e penserà: questo è il momento in cui le criptovalute sono diventate anche, diciamo, a portata di mano anche per il grande pubblico, sottolineando che la transazione non sarà effettuata in valute digitali, ma in contanti. Insomma, da 100 milioni per 10 anni a 700 milioni per 20 anni. Direi un deciso passo in avanti. Sei d'accordo con quest'ultima uscita, con l'uscita della Didi di Crypto.com? Cioè, questo è il momento in cui le cripto saranno percepite a portata di mano anche del grande pubblico? Allora, devo andarmelo a leggere bene, non mi è molto chiaro quello dei contanti, che mi sembra un autogol, detto così, ma un autogol anche di quelli pesanti, o un rigore di Giorgino, direi, sì, adesso va di moda, però bisogna leggere bene cosa ha detto. No, non direi che questo è un anno zero per l'utilizzo delle cripto, direi assolutamente no, è un dato importante, ma direi che quella del Salvador è molto, stato molto, pure molto più forte. Ah, molto più, non c'è paragone, non c'è paragone. Direi che, diciamo, visto quanti soldi ci ha messo questo amministratore delegato, è chiaro che si deve autoconvincere, come ogni persona che compra qualcosa a caro prezzo si deve autoconvincere di aver fatto un buon affare. Certo. Si sta autoconvincendo, però parla uno che è amministratore di una società che vale non so quanto, e quindi sicuramente ha ragione lui, perché si è arrivato a quei livelli lì, e a poter fare una sponsorizzazione di questi livelli è sicuramente uno che si è fatto suo. Non è un parvenu, però ecco, direi che sulla storia dei contanti andrò a leggere, non capisco cosa c'entrano i contanti con tutta questa cosa qui, però insomma, emerge questo. Io sto leggendo su Repubblica e sotto, insomma, la transazione non effettuata in valute digitali ma in contanti. Approfondiremo anche questo aspetto, senz'altro. Caro Eugenio, grazie per essere stato qui con noi e, insomma, ci sentiamo presto. Buon proseguimento di giornata. Buona giornata a voi. Ciao Giacomo.